Ora, sono eccessive le critiche a Massimiliano Allegri, guarda che l'ho Sì, messo nell'inquadratura insieme a noi. sono decisamente eccessive. Alcune scelte di Allegri possono essere opinabili, alcune scelte certamente non sono state felici. Penso per esempio alla partita col Siviglia, aver rinunciato a Pjanic e mettere insieme Lemina e Asamoah ed Hernanes, però alla fine io dico che comunque i risultati sono dalla parte di Allegri. In molte circostanze il gioco non sarà stato spumeggiante, tutt'altro, però io dico anche che noi tifosi bianconeri siamo abituati troppo bene e vogliamo sempre il caviale. Poi magari potrà capitare che quando si mangia un pesce di qualità dignitosa ma non eccelsa, storciamo il muso. Pensiamo alle sventure dell'Inter e consoliamoci. Quindi Voglio tu dire, Allegri sei avrà. d'accordo con il nostro telespettatore, sono eccessive le critiche ad Allegri, tenuto conto poi dei risultati Fermo alla restando fine. che Allegri aveva fatto anche i suoi errori, come li commette ognuno di noi, come li commette il giocatore sotto. Anche Higuaín, che è un perfetto centravanti, sotto porta si è mangiato il gol del 2-0 con Lione. Eppure, non per questo Higuaín lo si definisce brocco, no? Saremmo folli se dicessimo una cosa del genere. Allegri, i risultati sono dalla sua parte. Il primo anno, cioè sono 3 anni, questo è il terzo anno, ha vinto 2 campionati, ha vinto 2 Coppe Italia. È arrivato in finale di Champions il primo anno, il secondo anno la Juventus è stata eliminata dal Bayern in circostanze comunque particolari e comunque la Juve non meritava. Allegri non mi entusiasma come gioco, non entusiasma neanche me, però alla fine io dico cosa vogliamo da Allegri? I risultati sono dalla sua parte.